Siamo qua in Dossena, Ruggero mi ha portato da un personaggio storico, lascio la parola a Ruggero. Allora, sì, ragazzi, lui è veramente un personaggio, nel senso che è il nostro Pietro Zani, o il Pierì, anzi, o il Piero La Gemella, come lo chiamano a Dossena. È, diciamo, la persona che si occupa un po' di tutte le tradizioni di Dossena, che sa delle tradizioni di Dossena, della storia di Dossena, ha anche tutta una serie di collezioni di cui poi ci parlerà. Però mi fermo qui, non vi svelo Andiamo, niente, lo vediamo poi pian andiamo piano. dentro. Pensate che parlando con Piero ho scoperto che è cuneese di Trinità di De Monte, vero Piero? Ero nato a De Monte, papà era esonerato dalla guerra e sono nato là, poi la guerra si è finita, è chiaro, sono tornati ancora al paesello, da lì. Dopo abbiamo iniziato con le mucche anche noi, con le mucche, ma siccome che mia madre e mio padre avevano preso 3 mucche comperate, poi in affitto, il sito a Paglio. Cos'è successo? Che quando, una mucca l'aveva data di gamba qui il Carlo, per Carlo. E così, neanche a farlo apposta, è come se fosse venuto un terremoto, caduta la stalla, morto la pecora, morto il porcel, resta sotto gli Tutto acri, morte. ma una si era salvata che andavamo su, i miei fratelli che erano un po' più grandi, in da Asgotala, andavano siccome per la mastite, era tutta sghingarletta, era tutta ormai era Sì. morta, allora andavano su di notte, a vedere se ruminava, perché a contare le ruminate, per vedere se si poteva salvare, invece contavano le ruminate e le svuotate, ma porta le lacca, è morto. E da lì, cambiato attività, si è preso l'osteria qui del 56 e da lì ci siamo spostati su in montagna, siamo venuti qui praticamente dal Burtulì e Ok, lì c'è un barettino qua in centro paese. il bar, l'osteria, insomma, l'osteria che è il paese. E da lì ho cominciato l'osteria, dopo mia mamma faceva da mangiare, mia mamma era addirittura, collego addirittura tanto col carnevale, parliamo con il carnevale. Ecco, Siccome visto che io, siamo nel periodo di carnevale. perfetto, siccome che mia mamma, quando abitavamo su là, prima di spostarsi a gestire l'osteria, la mamma praticamente mi portava sempre lì, cioè l'era di Fines, l'aia di Fines, l'era, l'aia, di Fines a vedere la mascherata, mica che puro osti, mi portava lì perché mio padre era il suonatore delle maschere, era il suonatore del carnevale, suonava la fisarmonica e mia mamma mi portava e mia mamma ha finito tutto il blambaradan delle contrade, perché qui il carnevale si svolge 3 sere o una settimana intera, si giravano le contrade, però si fa la recita che dura un'ora, si portava la novità nelle contrade, quello che succedeva in paese e fuori paese, con l'ironia del carnevale. Si fa una recita di un'ora con i suonatori, con l'uomo selvatico, il lume, quello che porta il chiaro, che è praticamente quello che entra in contrada con il chiaro, l'uomo del bosco, praticamente l'uomo selvatico, praticamente, e il minatore che porta il lume. E mia mamma, quando aveva finito tutte le contrade, così facevano una sera, prendevano una sera solo per gli attori, praticamente, che erano tutti uomini, diciamo, sono tutti uomini, anche le ragazze si fingevano, ma erano uomini, insomma, e capì come era la storia. Fatto sta che anche la cuoca faceva da mangiare a tutto il gruppo del carnevale. E da lì, non perché faceva il carnevale, ma lei, mia mamma, era una brava, diciamo, cuoca, ma infatti adesso hanno inventato, per dire, l'albergo diffuso, ma mia mamma lo faceva dagli anni 50. Se quando siamo scesi qui con l'osteria, mia mamma prendeva le camere all'esterno del paese, dalla gente in affitto, e le gestiva lei. La gente andava lì a mangiare, dopo abbiamo fatto pensione qui, per minimo, aveva in giro 8-10 camere che la gente che veniva da fuori le ospitava, le pagava l'affitto agli affittuari e lei faceva da mangiare sino qui Eh beh, cos'è? e ho sintetizzato un po'. Dopo il carnevale, mia mamma era così, ecco. Però torniamo ancora al carnevale, ho riadito quello che è il carnevale, qui come si svolge, dopo noi l'abbiamo portato avanti, dopo è nato il carnevale. Si sa quando, però 43 anni fa l'Arcaini ha avuto le lungimiranze, che è morto poveretto, ha finito anche un pittore, un artista del posto,
ha portato avanti il discorso della mascherata, però la mascherata si era ridotta come discorso commerciale, come tutti i riti che vengono fatti in piazza in estate. Ma il carnevale non è nato con l'estate, perché è come fare il carnevale di Rio o adesso attualmente a Venezia o a Viareggio, che lo fai nel mese di agosto, no? Dobbiamo portarlo alla tradizione. L'ho fatto 20 anni assieme, poi lui è venuto a mancare. Anche noi, quello che è venuto a mancare, e io ho preso in mano con degli amici del carnevale, degli amici, ho preso la briga, perché l'idea del Filippo Alcainiera era quella di portare il carnevale alle origini, portarlo nelle contrade, come quando si era smesso, si portava ancora. Invece, come ho detto, il discorso è andato a finire sul piazzale della chiesa, un controsenso, però è stato così per 20 anni. E poi ho ripreso più il carnevale con degli amici. Filippo, il vicino, quello che è, quella gente lì, che è il fratello del Filippo, ovviamente, l'abbiamo portato avanti 20 anni, 22 anni, e sarebbero 23 anni quest'anno, ma poi ho cessato perché sono diventato un po' pigro, poi non, ho capito che portare avanti le tradizioni nelle nostre montagne è duro, perché anche le amministrazioni, cosa dico? Continuano a parlare, lo dico chiaro e tondo che a me, parlano sempre, salvaguardiamo le nostre montagne, i nostri contadini, la nostra gente, le tradizioni, guai per delle tradizioni. Quando c'è da dare, non dico tanto, un bicchiere di vino, Sì. neanche quello, allora ascolta, poi prendono magari, senza magari, dei finanziamenti a spalle, di chi ha lavorato una vita e non ti dico, non ti fanno sapere niente, oltre a quello non ti danno una cena, ma fate una cena. Voi chiamate pure gli africani, chiamate i napoletani, chiamo i siciliani, chiamo i tirolesi, chi vuoi, i sardi, i mamutoni, quello che vuoi. Tu chiama tutti a venire a vedere i canali e farlo anche loro qui per scambio culturale, ma non perdere la tua. Non perdere il tuo, che gente che ci ha messo l'anima, anche la nostra gente del passato, rispetta almeno quelli che sono passati prima di noi, rispettiamo quelli. Quando tu ti allontani dalla nostra terra per andare a cercare, tu vai a perdere anche le nostre. Io non dico di non sapere le altre culture, anzi, è come le lingue, bisognerebbe riuscire a parlarle tutte, purtroppo sgaria mia, però sarebbe bene saperle tutte, però se non ci si. Lasciamo, però no, parliamone qualcuno, però non allontaniamoci troppo, perché sennò anche il La bergamasco, perdiamo, sì. anche la nostra lingua deve andare a passare. Tu stropicciano su l'italiacano, adesso Sì. l'italiacano tutte le parole le parlano in inglese e addirittura lo proloco. No, no, sì, adesso sono più termini inglese, da qualsiasi parte l'inglese. Come io capì, fa qui ce la proloqui, la chiamo, c'è poi, su me la chiami, Ah. pom poi, info poi, Ah. info poi, ma che info poi, chi può? Noi Che abbiamo poi. lavorato a costruirla Sì. come proloco, come azienda Sì. di azienda turistica, chiamala come vuoi, chiamala azienda turistica, chiamala proloco, ma come tira sa l'azienda poi, che Sì. non c'entra, o no, nelle nostre E terre. poi ci lamentiamo che vanno a perdere le Povera, tradizioni. tutto lì, ha Da ragione. tutte le parti è così. Da Il tutte le parti è problema è così. che più vai a inserire lingue straniere, più vai a svilire l'italiano, che è una lingua Sì, bellissima. sì, Perché sì. l'italiano, io adoro il dialetto come adoro l'italiano. Mi piace parlare bene uno, parlare bene, anche se l'inflessione dialettale la sentirei sempre finché campo. Però, cioè, è bene che l'italiano rimanga quello che è. Purtroppo adesso con l'era dei social, con l'inglese, eccetera, Si mischia si vanno tutto, inserendo dei termini sì. che non Ci c'entrano nulla. sono tutte le niente, le doppie lingue. Poi qualcuno che parla anche l'italiano, il quinto suono di Acade, ha capito, no? Ha conto solo delle vaccate, ne parla mica l'italiano, Sì, parla lo tocca ne mei, come sì, no, è meglio. Però, sì. Verissimo. oltre a quello, parentesi della lingua, però con il discorso del carnevale è successo un po' così, allora quando gli ho smesso, adesso il carnevale qui, prima c'è stato il Covid, quest'anno né Covid né non Covid, più nessuno ne parla, come se Ah, lì è fosse finito tutto. finito. Tutti Tutti guariti. guariti, nessun ferito, nessun morto, è tutto a posto. Si è guarito tutto. Tu ne hai ferito, ne hai morto, è andato bene, lei via, finì. E io ho giù 75 maschere, non una, 75 maschere,
tutto il materiale di 23 anni che si portava tutte le volte, si cambiava la scena sulle Aie, col Picasso, arrivava la moglie, la mia grande famiglia, che portava tutto sull'Aia. Cambiare le scene, perché non tutti gli anni il tema era quello, c'era il tema del Verbo, c'era il tema della Merkel, il problema addirittura internazionale che si portava sull'Aia, con l'ironia, ma col Carnevale. E ho 23 filmati, 22 23 manoscritti, 23 copioni che li faccio, scrivo io, non è che li scrivesse qualcun altro. Però appena io le mor, diciamo, abbiamo fatto il funerale. È stato fatto il funerale quando dal momento che ci sono allontanati tanto è arrivato qui e qui c'è stato il crack. Noi abbiamo fatto la bella figura di tenere ancora in piedi quello, quando sono tornati quelli da fuori, da Paolino alla Sardegna, abbiamo fatto vedere che il carnevale in paese esisteva ancora, solo per far vedere che esisteva, pensando che qualcuno prendesse un po' la briga in mano anche le vene e portarlo avanti. Io avevo detto no, se voi date qualcosa, un contributo per ritirare, fare un piccolo museo nel Dossena, in Lombardia, del Museo del Carnevale ce n'è solo uno, cioè in Lombardia, c'è a Schignano e basta. Io ho tutto il materiale per fare un museo del piccolo, del grande carnevale, piccolo museo, diciamo, del carnevale di Dossena, che tra l'altro è molto importante, che con Filippo è rinomato, siamo stati a Roma a fare il film, e no, no, è stata una cosa molto interessante. E questo proposto, tu mi date qualcosa e io vi porto avanti, finché posso, ho la salute. E così vi porto avanti anche il carnevale, prendendo chi ci sta, chi non ci sta, qualcuno purtroppo, Meldino è venuto a mancare, non si può, sì, non si può prendere che faccio il carnevale, però sono stato ammalato anch'io da cancro, però ho portato avanti ugualmente, anche se ero ammalato, perché la mia tradizione, la mia gente, lo volevo portare, e come adesso vi porto avanti ancora, abbiamo fatto il trittico del carnevale delle tradizioni, ma le faccio vedere dopo. Comunque, il discorso è quello che ha detto, facciamo un piccolo carnevale qui anche per dare un lustro, qualcosa in più anche al paese, diciamo, no, 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 niente, niente, non abbiamo qui, non abbiamo là. Quando porti qualcosa in un'amministrazione, non per criticare l'amministrazione, tutte, non la mia. La mia è una magari quelle più, che lavora di più, che è possibile, per l'amor di Dio. Però se tu, io ho visto che ho portato avanti il discorso, ho fatto una circolare agli amministratori della Valle Brembana, perché io giù anche di fare un museo, su 3.000 pezzi, tutti catastati, tutti a posto della nostra gente, dalla miniera, arrivare al calzolaio, arrivare al dottore che veniva con la mula. Andate un'idea, con che immagine delle siringhe così in peltro, così lunghe, cioè, io credo la mandi alle mucche, la mandi alla gente, quella così o quella così. Oltre, parentesi, facciamo una cosa dove viene la gente, adesso c'è la storia del ponte, viene gente, si aprite una camera così, si mette dentro un po' di roba da contadino, così. Da contadino poi ho risultato di quella roba che non Passiamo dal carnevale alla suonata dei campanacci, Allora, sì, giusto? allora, Dossena diciamo che è abbastanza famosa per la chiamata di marzo e la cacciata di marzo. Sono due suonate praticamente dove i ragazzi e non solo del paese si trovano, fanno con i campanacci generalmente legati in vita, si fa un po' il giro delle contrade per appunto chiamare marzo e poi per cacciarlo, e questo simboleggia un po' quella che in altri paesi lo chiamano chiamare l'erba, per esempio, perché comunque è il segno dell'arrivo prossimo della primavera. Ci sono feste ben più famose di quelle di Dossena, più rinomate, più riconosciute, però Dossena forse, adesso lo lasciamo dire a Piero, ha un primato. Quale Piero? Il primato che non è mai, non si è mai interrotto, mai. Più che altro l'abbiamo mantenuto ancora originale, abbastanza originale, perché una volta venivo dalle contrade per darti un'idea dei munieri, venivo qui a piedi, adesso invece arrivano magari qualcuno in macchina, però rarissimi arrivano in macchina. Arrivano, una volta suonavano le contrade, adesso invece io quando che anni fa si era ormai ridotto a lumicino,
questo rito che è il rito di primavera, praticamente d'inverno, che il carnevale è lo stesso rito. Carnevale è chiamata cacciata di maso. Drossena in particolare, che c'è la chiamata è la cacciata di maso, che Antico sulle, paese. ecco, che sulla, che sul, che diciamo che sulle Prealpi e sulle Alpi c'è solo la Prica che la faceva. Poi adesso penso che abbiano ripreso anche, speriamo che abbiano ripreso anche loro. Qui, come ho detto prima, non si è mai interrotto, perché quando ho visto che praticamente noi avevamo il negozio qui fuori, andava, cioè, andava spegnendosi tutto questo rito, questa usanza, questa chiamata che c'è di male. Sono passati i ragazzi 40, penso, 40 anni fa, 40 anni fa, si è fatto, lo dico che almeno 42 anni fa, 40 anni fa abbiamo iniziato, abbiamo fatto 42 chiamate a cacciata di maso in casa privata del Piero e la Liliana, che sia ben chiaro. Grazie alle famiglie che tutti avevano i bambini, perché portavano la torta, non la torta, birre, bravi, quello c'è da dare un di altro, anzi, li ringrazio ancora tutti quelli. Tornando, che si stava spegnendo, una mattina, una vera mattina, passa il Beppe, lo so, cognato, fratello della Luisa, insomma, i Gamba, che sono loro i più grossi agricoltori di tradizione attualmente, che stanno portando avanti solo loro, e i campanacci le avevano loro, e avevano le mucche loro. Noi non avevamo le mucche, avevamo però il negozio, e io avevo la sensibilità lì del carnevale, quelle cose. Io gli ho detto: ascolta, per una bella roba, siccome che adesso vedo che i ragazzi non vanno più a chiamare a cacciare in marzo, se tu fai un po' di pubblicità nelle scuole, io ti vendevamo i coltelli, dal piccolo al grande, ti regalo il coltellino stasera quando vieni con gli amici. Infatti, oggi si è presentato il Beppe, 40 anni fa si parla, si è presentato, oggi sono qui, allora tutti questi cugini, contadini, Valentino, che è, tutti i fratelli qui, tutti i ragazzini così, ma così, no? E fatto sta che oggi siamo partiti, e da lì non si è più smesso, perché è cominciato a coinvolgere le famiglie, le scuole. La moglie andava nelle scuole col manifesto, che la chiamata, venite con i campanacci. È cominciato a iniziare, è partito lì tutto, strambarrà, diciamo. Però noi l'abbiamo fatto sempre con la voglia per portare avanti le tradizioni, e con la nostra voglia di divertirsi noi, perché poi si faceva tutto il giro del paese. Si partiva di qui, diciamo, l'apripista, diciamo, l'era la fondo. Era La Liliana. la Liliana, era lei davanti, diciamo, come le mucche, il capobranco, che con la campanaccia, era la battidura, lei faceva tutto il giro del paese, si saliva in cima, sulla mia fratella dava il tè, in cima, perché è un po' lunga la sua salita. Poi i ragazzi andavano giù, suonavano un po' qui, però c'è stato anche un anno che i ragazzi sono andati sul piazzale della chiesa. Dato che i riti la chiesa li ha sempre un po' snobbati, solo adesso si sta avvicinando, che la può a Terme, non, beh, al Bortolo del Terme, che sono contadini anche loro, sono lavoratori, però fanno anche le mucche anche loro. Lei gli sono preta che rubava la ciocca. L'aveva rubato, aveva preso il campanaccio, ha dovuto andare la sua madre a far suonare il giorno dopo, hai capito? Però invece dopo, quando ha cambiato un po' i parroci, il rito si passava anche da loro a suonare. Qualcuno portava giù qualcuno l'ha ignorato, ma l'altro non interessava, io quello. Però poi si ritrovano qui a casa del Piero e la Lignana, dove le donne delle contrade, le famiglie, contadini, portavano i suoi prodotti, lui, il sindaco, portava i lourdes capra, allora portava le capre, il lourdes capra adesso porta più ne vuoi, vabbè, quello che... E l'Aloese qui portava, anche il primo figlio, tutti i contadini qualcosina portavano ultimamente, e invece prima portavano le donne, portavano addirittura l'aceolo, il merel, portavano sesta, certo, un detto di tutto, lo spumo, la birra, e poi qui si cantava. Poi a mezzanotte gli adulti, chi voleva rimanere, si faceva la grande pasta asciutta, e lei si suonava, cantava fino ai 2-3, fino a mattina, e lei si faceva baracca, e I via. bambini a letto, perché il giorno dopo A letto, a bravi, scuola, da, appunto. A scuola. E alla fine di febbraio, uguale, Fine di marzo. fine di marzo,
Fine, perché certo. Le suonate sono sempre l'ultimo giorno di febbraio e l'ultimo giorno di marzo, indipendentemente da che giorno, da che giorno capita. Ecco, certo. E ne hai ancora campanacci da far vedere? Sì, da... ne ho giù qualcuno. Allora andiamo a vederli. Sì, ti faccio vedere quelli d'epoca, tutti quelli che ho, dalle campane da chiesa o qui addirittura. Ah. A Poitou, ostite. A tutte? A Poitou, ok. Cioè, andiamo a vedere tutto. Dal campanaccio, dalla haca, dalla mucca, ti faccio vedere quelle che mi sono rimaste, ne avevo 100 e più 105 e le ho vendute perché ormai non, qui in casa non si fa il rito, non lo facciamo più, speriamo lo porti avanti qualcun altro, lo scarso che vanno in giro, speriamo che portino avanti. E che rimanga, io dico sempre, poco commerciale, sì, va bene commerciale, va bene... Però deve essere tradizione. Genuino e genuino. Sempre il nostro discorso. Sì, sì. È come fa il prodotto. Tu provi un formaggio genuino, le genuino. Se tu hai tanto è Portugale, Portugale. E invece sai che la gente sono, non sono più abituati al genuino. Sono abituati tutti all'americanata, a tutte quelle sgionfalate lì, sì, quelle sì. Gonfialate lì, che poi hanno il tempo che trovano. Vanno al momento su fuochi di paglia, come dice, sì, sì, non sì. È che parli mio, ma è meglio dire, oh, però la storia è così, no? insomma, invece mi riesce un po' dur di montare la nostra aliena, no? Io quando ci penso mi viene sempre da anche diciamo al gosso, il magù, penso alla nostra gente, tutti le fatiche, e tu dici, mamma, cosa impressionante, le fatiche perché i contadini, adesso andavano addirittura, c'erano addirittura i contadini, i grossi contadini avevano la possibilità che addirittura le mascherate, anche le mascherate andavano addirittura nei grossi contadini che erano i vaccini più grossi dei tempi, i Pieso, okay? Andavano a fare la mascherata in casa, ma perché andavano in casa a fargli la mascherata? Passando per andare a incontrare, si fermavano nella casa perché le davano qualcosa da mangiare, perché da mangiare era c'era poco da mangiare, allora andavano di cariche, la caricca quella una volta, lei era il Bergami, che aveva tutto, aveva da sfamare la famiglia e anche dare anche altro niente. Tutto lì. E la cacciata di marzo, dicono, c'era tanto, adesso racconto un aneddoto che è meglio che la racconti, perché questa è storia. Il papà Evaristo della Luisa praticamente è morto l'anno scorso, mi ha raccontato sempre questo, che io mi ricordo che pensa, perché qui, ecco, parlano tutti che avevano tanti campanacci, Bale dall'Orso, che chi aveva i campanacci? Erano quattro contadini, gli altri non avevano i soldi a comprare il campanaccio. Allora racconto questo, questa storia qui, storia vera. Non sono balle, l'Evaristo due o tre anni fa al lago, io ho restaurato questa casa e noi facevamo sempre quattro balle di sciolera. E mi ha raccontato, penso, che mio padre e mio zio, che faceva il casaro, poi racconta anche qua, e mio zio sapevano che vendevano dei campanacci, i più bei campanacci, ai Veranzi. Allora dico, cosa fa? Gli ha detto il Verel, un vitello e la portava a San Giovanni, perché lo scambio prima era serio con la Mercatorum, però dopo si è spostato a San Giovanni, quello che è. E fatto sta che è andato giù, hanno venduto il vitello, sono andati due giorni, sono stati in giro, e Gapiasi anche, a dire un po', facciamo giusto l'allegria, Gapiasi anche. Sono partiti, venduto il vitello, sono partiti a piedi, sono andati ai Branzi. Arrivati a Branzi, hanno comparato i campanacci, due siamo uniti a sette, che uno che l'ha rubato al Maristo, mi ha detto. Una ce l'ha ancora, Tone, il fratello del Maristo. Pensa che con i soldi che ha preso del vitello, quelle campanacce, non sono stati, poi li hanno spesi in un'osteria, io ci credo. Io penso che un po' li hanno spesi. No. I soldi che hanno preso del vitello sono stati abbastanza per comprare i campanacci. Cioè. Pensa, il Tone che la mocca del sette, l'Evaristo l'hanno rubato poco. Calcolo che adesso non sarebbero più sufficienti i soldi del vitello, con quello che valgono i vitelli. Assolutamente no. Neanche uno di campanaccio, non due. Sì, sì, uno. Dai, andiamo a vedere il campanaccio. Un po' qua, ecco. È un cammino tra... Lì c'è la panca per sedersi. Anche dammi un briquet, uno. Dammi... è funzionata, ma è l'hai acceso, c'ha la brace lì. No, adesso lo accendo, un attimo, faccio al vento una chiamata, se riesco a vedere bene, mio italiano,
Liliano e tu ti siedi di là e la moglie di qua. Ma ha detto il brichetto, è un piacere. Bravo. Ma qui è salato. Permetti. Ma ti comandi voi, che prende, no? Potrò tambire. Sì, tutto cade bene. Del mezzo brutturale, brava bambina. Stiamo bruciando le fatture del vento. Certo, siamo commerciali dei vento. Guarda qui. Modello di pagamento, buono, andiamo. Brucia, brucia. Ma tu facciamo un'altra cosa, non si niente. Queste sono fatture pagate. Non sono fatture false, sono fatture pagate dagli anni 70. Ah, come tira bene. Ciao, no, questo. Sono, io no, lo voglio dire, sono un tecnico del decamino. Buono, adesso vai. Adesso vediamo anche una fermata. Ah, senta che si ascolta. Qui si scaldava la brustola. Sai cosa vuol dire? La bustina. Ci si scaldava la brustola e la bustina, perché si allargando le gambe, si ascolta la brustola. E chi c'era dentro qui? C'era sempre le donne che c'erano dentro. Sì, certo. Eccoli qua i campanacci. Ti volevo un lenzuolo, perché sì. Questa è la più bella. Dai, tiri le sottita che... Questa qua del 1854. Hermano, che... Però ho anche delle sciamone che le faccio vedere dopo. Non lasciamo lì, quella lì? No. Ah! Queste sono premane, quelle antiche, quelle che mi sono rimaste sono una quarantina, ecco. Premane, quelle antiche, ecco, tutto lì. La capra, la mucca, la... Sì, la... sì. No, di genere. Ecco qui, io. Questo... E il bastone dell'arme, ecco, entra in scena anche, non lo sbagliare prima, entra in scena l'armecchino con questo bastone. Il bastone qua era fatto per segnare il cerchio, che la gente non, di non superare il cerchio, perché c'era segnando il bastone, faceva la riga dove, sull'aia, dove praticamente la gente doveva rimanere fuori della riga, per non dar fastidio agli attori. Silenzio, che stanno arrivando, poi arrivava l'Ardecchino, raccontava la sua, arriva i suonatori, a lei, via, a lei, si partiva con la regia per un'ora. Poi io metto lì la carta, però poi intanto... Un museo. Sì, anche quello che lo metto qui. Allora, vuoi vendere tutto? Veramente tutto, ormai per voi. Vabbè, allora poi diciamo il numero di telefono, vedi quanti ti chiamano, va. Ti faccio vedere, diciamo, lì che quelli chiamano. Le campane che hai ancora, quanto vuoi, in blocco? In blocco non lo so, bisogna fare il conto, osti. Per fare il conteggio, più o meno. Dai, dopo conti. Dopo conteremo. Vedi, le prime che vendiamo sono le campane. Questo l'hai fatto tutto, sì. Intagliato tu? Intagliato in basso rilievo, poi dipinto. E l'uomo se ne vale. Che verrà esposto, verrà messo, non solo esposto, ma fisso fuori in facciata. Sono due, è un trittico, due quadri, e questo è il trittico praticamente sulla casa delle tradizioni. Adesso faccio vedere anche i dipinti che ha fatto mio fratello, che è molto bravo. Viene, chiedelo a urlo. A me la voglio. Un altro mio nipote. Dopo i personaggi mi hanno detto che vengono da là, infatti si vedono qua sarà piccoli piccoli, poi vengono su di là. E poi arrivano là dal sentiero ancora.
Ma e qua questo era funzionante così con l'acqua? Sì, 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 certo. Medievale. Sono quello del 400-500. Era funzionante, metteva l'acqua. Era le case dove praticamente nelle case dove c'era la camera, lo stanzone di culto, dove si pregava, allora metteva la calata, che metteva l'acqua qui. Sono le mine, vanno a incontrare, qui siamo in fundaia a fare la mascherata. Guarda qua il bastone. Questo c'è, ecco, bravo, si vede là vecchino, è quello qui che... Le miniere, no, ma i minatori, come ho detto, non mangiavano in miniera, allora che dava da mangiare sostentamento, chi erano gli agricoltori che hanno... La nostra gente hanno sradicato i boschi per farli diventare prati e poi cominciato a fare il contadino e dar da mangiare anche i nostri grandi minatori che sono stati fino agli anni 70 da noi, partendo dal periodo romanico arrivare adesso. Allora, io ho deciso di fare questo bastone raccontando la storia. Si parte col lupo, che è il cane del contadino, eccolo qua. Si sale a vite perché la vite è fatta a DNA, è fatta a vite. Si sale, si sale, si sale, si arriva alla mucca, eccola qua la mucca, l'aca col campanaccio, si sale ancora, si sale, calma, calma, campanacci chiamate, cacciate, ma si arriva al suonatore di corno, eccolo qua, eccolo qui, suonatore di corno, eccolo qui, che è il corno, lo stesso, suonatore di corno. Qui sta invece, no, sta suonatore di vino, invece questo è. Suonatore di vino, il fiasco sta suonando. Si va avanti, suonatore, va avanti ancora, il suonatore di corno. Eccolo qui il corno che sta suonando, il corno, il suonatore. Avanti, avanti, si arriva al carnevale, ecco l'arlecchino che sta suonando i campanacci col suo bastone, eccolo lì. Eccolo lì sta suonando. Allora si porta la musica, e se c'è allegria, se ha campanacci e così, c'è carnevale, c'è allegria, c'è il suonatore di baguette, suonatore di cornamusa bergamasca, eccolo qui che sta suonando, lo vedete lì, eccolo lì, piano piano si gira, seguito dal suo cagnolino che mi seguiva ogni tanto, poveretto, eccolo qui, il suonatore di cornamusa, eccolo lì. Si arriva al minatore, ecco la lampada con il lume, la speranza, che dà vita e speranza, che vada avanti e porti la salute, però porta la salute e porti dal lavoro. Il lavoro lo porta chi? La miniera. Ecco il minatore che sta a cuore la miniera, l'imbocco della miniera, lo tiene sotto braccio, vede l'imbocco che sta uscendo il trenino che porta fuori il minerale. Portava fuori il minerale ultimamente, una volta portava a mano, ma adesso c'era questo trenino, e stava talmente a cuore la miniera che lui la tiene sotto braccio con in mano. Poi si arriva agli urlatori, cosa sta tirando questo? Tira, tira, guarda, vedi gli urlatori? Si tira, tira, ci sono gli urlatori che urlano, li tira dove sono, tira, tira, eccoli qua che tutti in fila, tira, tira, ecco c'è scritto, tira, tira, questo qui cosa sta tirando? Tira, tira, sta tirando una corda, a questa corda c'è una carrucola che ha attaccato il toro, vedi quella corda al collo. Vedi il toro, talvolta il toro che vale. Tira, 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 dove lo sta tirando sul campanile. Vedi il campanile? Sta tirando il campanile, poi c'era sull'erba. Allora, per non tirare giù l'erba e il campanile, hanno pensato bene di prendere la mucca, prendere per il collo, tirarlo su a mangiare l'erba. Quando è arrivato vicino, allungava la lingua che era stremato, mai soffocato, dice allunga, tira, tira che sta allungando la lingua, sta ridendo, fai sorriso all'erba. Ecco, questa è la storia del paese. Qui si arriva al rosone che diciamo europeo, diciamo lei o non lega, ma è questo europeo, c'è anche in Israele addirittura. E qui chi l'ha fatto? Qui si arriva Zani Piero, si arriva al creato, eccolo qui, ecco cane così, così va, al creato. Si gira in giro così, c'è creato, passa un cespuglio della natura, si gira, c'è una biscia, una vipera, sta puntando un topo, lo sta puntando
per la testa, perché non riesce a inguiarlo dalla coda, il contropelo, si va avanti, si arriva al creatore, Padre Eterno, si gira, che è sempre in natura, sul cespuglio, foglie, natura, così, così, finché c'è la natura, finito dalla natura è nato anche un giullare, che andava nelle piazze, lavoratore, non solo nelle piazze, un po' dappertutto a fare allegria e via. Questa è la storia del paese. Bella storia. È la storia, quella del campanile è un detto che fino a qualche anno fa, ecco posso dire, fino a qualche anno fa se arrivava qualche forestiero da fuori che diceva, se vai là a guardare sul campanile e a quelli di Dossena dici che hanno tirato su il toro, prendevano il bastone e ti bastonavano e ti mandavano via. Io ti ringrazio della tua documentazione, delle tue tradizioni che porti avanti, e adesso Ruggero ci spostiamo. Adesso andiamo da Manuel che diciamo fa il passo dopo Pietro. Anzi Piero, perché se lo chiamo Pietro magari si offende. Allora, Piero si occupa di portare avanti le tradizioni dal punto di vista storico, mentre invece adesso andiamo da Manuel che diciamo si occupa di promuoverle, di farle conoscere ai turisti dal vivo in questo momento. Esatto. Tramite le bike o no? Tramite le bike. Andiamo a scoprirlo. Ciao e ci vediamo prossimamente, sicuramente. Ciao. Ciao Piero, grazie di tutto e facci sentire lo sciamanì. Ciao, grazie ancora. Ciao.